Cari amici, oggi ci troviamo a Fiume Freddo Bruzio. Siamo qui per parlare di Salvatore Fiume, un artista che 40 anni fa approdava qui a Fiume Freddo. Parliamone con il professor Del Buono. In effetti avrei dovuto far stampare una locandina per ricordare Fiume 40 anni dopo. Cioè qui è venuto nel 1975, quindi in visita al castello, lui era al San Michele, albergo di Cetraro esclusivo a quel tempo, credo lo sia anche oggi, e quindi in visita ai vari paesi è salito qui in automobile a Fiume Freddo, ha visitato il castello e ne è rimasto favorevolmente impressionato, specialmente dalle pareti che si conservavano di ruto, ma si conservava l'intonaco originario sulle pareti, e volle conoscere qualcuno che gli spiegasse, no? gli raccontasse della storia del castello, e subito hanno fatto il mio nome, perché mi sono sempre da giovane interessato alla storia di Fiume Freddo. E quindi, per sintetizzare, me lo trovai la sera alla mia abitazione in riva al mare e così via, quindi mi espresse questa sua intenzione, lo mise subito in contatto sia col proprietario del castello con il sindaco, i quali dimostrarono tutta la loro favorevole attenzione verso l'impresa, e quindi subito fu elevata l'imbalcatura e si mise al lavoro nella prima sala del castello. Poi nell'anno successivo ha completato, nel 76, tutte le altre sale, con episodi ovviamente brillantissimi, no? Dalle tematiche anche dalla pittura estremamente brillante e ad alto livello. Poi abbiamo scoperto, io lo sapevo veramente, che c'era la cupola di San Rocco, che è una chiesa a pianta esagonale, l'isola dall'altra parte del paese, ed era quasi pericolante la cupola, e quindi ha espresso il desiderio di voler affrescare la cupola, e allora il sindaco, sempre prodigo in queste cose, diede ordine subito di restaurarla, e quindi nel 77 si concluse l'operazione della ristrutturazione della chiesa, e lui nello stesso anno, nell'estate ovviamente, in 8 giorni dipinse la cupola, dove è raffigurata sul mio racconto, quindi lo dico perché ne ha parlato anche la Domenica del Corriere a suo tempo, sul mio racconto, che raffigura in un certo senso San Rocco, idealmente in viaggio verso Roma, ma anche a Fiume Freddo, idealmente arrivato anche a Fiume Freddo, in occasione della peste. E il racconto particolare era questo, a proposito della peste, che qui a Fiume Freddo nel 1335 insorse la peste, che poi si estese anche verso i paesi qui riveriaschi verso il nord, e arrivò addirittura fino a Gaeta. E quindi questo è l'episodio, sintetizzo insomma, e così via, questo raffigura il fatto di Fiume Freddo. E di altro l'ha conclusa, ripeto, in 8 giorni, io ero con lui sull'impalcatura, perché non voleva nessuno, perché non voleva che nessuno lo disturbasse, specialmente nel momento di maggiore vena artistica. E quindi di tanto in tanto, quando sospendeva dell'impegno insomma eccetera, scambiavamo qualche parola, e aveva ragione a non essere a vietare che qualcuno ripetesse, perché molte immagini che ricordo, che erano bellissime per me, ma subito lui, che per lui non andavano, le cancellava, per cui per me vedere cancellare quelle immagini, quelle figure insomma eccetera, fu come dire un po' rimasi deluso, ma poi mi resi conto che ve ne sovrapponeva altri di maggiore pregio. Bene, grazie al professor Del Buono per la sua esplorazione di questi racconti che sono parte della storia di Fiume Freddo. E grazie a lei e benvenuta a Fiume Freddo. Grazie. Grazie a lei.